Buonasera a te Massimo, siamo sì, in diretta davanti all'assessorato alla sanità della regione a Pescara in via Conte di Ruvo e proprio nel dipartimento della sanità erano stati individuati qualche giorno fa dei positivi, un focolaio di una decina di persone messe in smart working così come tutti gli altri dipendenti che sono circa una settantina. Si apprende anche dalle parole del presidente Marsilio, già da stamattina nella intervista che vedremo fra poco al direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, insomma era emerso che c'è preoccupazione per questo aumento significativo di contagi, in particolare nell'area metropolitana Pescara-Chieti, e dunque anche dal bollettino odierno non arrivano particolari buone notizie, anzi direi il contrario, visto che si conferma la tendenza in salita dei contagi. Sono stati effettuati 6.048 test fra molecolari, che sono ovviamente la maggioranza, e antigenici, e i positivi su questi 6.048 test sono stati 449 nella giornata di oggi. L'età vanno dai 4 mesi ai 90 anni, ci sono stati anche 4 decessi di età dai 59 agli 89 anni. Sono stati 488 i guariti e attualmente sono positive in Abruzzo 1.019 persone. Ci sono 427 ricoverati in terapia non intensiva, oggi più 13, e ci sono 47 persone in terapia intensiva più 4. Ricoverati oggi in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL sono 9.500 persone, meno 59 rispetto a ieri. Dunque, dicevo, la maggior parte dei nuovi positivi di oggi riguarda appunto la provincia di Pescara e Chieti, la diciamo così area metropolitana allargata, e vi dico anche che la percentuale dei positivi sul numero di tamponi fatti è molto elevata, perché è 7,4, praticamente è la più alta dal 22 gennaio. Se consideriamo che in Italia oggi la percentuale dei positivi sul numero di tamponi effettuati è di 3,9, capiamo bene come sia insomma preoccupante questa situazione, e appunto questa preoccupazione emerge anche dalle parole di Thomas Schell, che come dicevo ha detto bisogna soprattutto intanto partecipare in massa allo screening, fare tamponi rapidi, perché solo individuando gli asintomatici è possibile circoscrivere ulteriormente i focolai. A preoccupare soprattutto la variante inglese, e sembra che ci siano parecchi casi in Abruzzo, si parla di un terzo del totale dei positivi, e quindi insomma una variante che davvero preoccupa, e direi che lo possiamo ascoltare direttamente dalle parole di Thomas Schell, che fa capire che siamo quasi a rischio di retrocessione, passatemi il termine calcistico, zona arancione o zona rossa, lo vedremo nei prossimi giorni, ma intanto ascoltiamo Thomas Schell. C'è davvero questo aumento di contagio un po' in tutta la zona? Sì, purtroppo noi vediamo in tutta l'area metropolitana Chieti-Pescara un aumento in questi ultimi giorni. Abbiamo appunto messo sotto osservazione in questo momento San Giovanni Teatino e Francavilla sul Mare, da dove vengo, dove anche il sindaco ha attivato, come qui il sindaco diciamo in 24 ore, una postazione nuova, la Sirena a Francavilla al Mare. C'è una bella fila, anche lì abbiamo avuto già stamattina 10 positivi su 200 tamponi, per cui la percentuale dello screening di massa è piuttosto alto, perché nel resto della provincia noi viaggiamo sul 2-3 per mille, mentre qui stiamo parlando di per cento, per cui diciamo siamo a 10-15 volte la media provinciale. Chiaramente noi abbiamo incominciato a rafforzare lo screening anche perché abbiamo riscontrato non solo la Guardia Grele, su cui i media hanno parlato tanto, ma anche nell'area chietina, diciamo Chieti, San Giovanni, Francavilla, la variante inglese, che come sappiamo si diffonde molto più velocemente delle altre varianti fino adesso presenti sul nostro territorio, per cui stiamo osservando con grande attenzione questa curva epidemica in questi comuni, e chiaramente con lo screening di massa sabato, domenica 6-7 di febbraio a Chieti Alta, Chieti Bassa, completeremo un quadro su cui sicuramente poi insieme con la Regione prenderemo anche delle decisioni su eventuali misure.
Dunque, Marina, insomma, la variante inglese preoccupa. Ecco, che cosa si evince dalle parole di Thomas Schell? Quali sono le tue sensazioni? Ma niente di buono, a quanto pare, perché stanno mettendo insieme i dati. Naturalmente occorrerà aggiungere tutti gli altri screening che sono in corso o che stanno per partire o ripartire, come il caso di San Giovanni Teatino, dove appunto siamo stati questa mattina e dove era in visita il direttore sanitario, il direttore generale dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti, che era stato anche a Francavilla, dove c'era una lunga fila di persone di nuovo in coda per sottoporsi al tampone rapido. Ricordiamo che sia San Giovanni Teatino che Francavilla avevano appena effettuato lo screening di massa, ma si è pensato di ripeterlo proprio per l'alta percentuale di positivi riscontrata. Stanno per partire anche altre città, si parla anche di Pescara che dovrebbe riattivare lo screening rapido a giorni. Ricordo che a San Giovanni Teatino e a Francavilla al Mare è possibile presentarsi per sottoporsi al test rapido fino a venerdì, cioè oggi, domani e dopodomani. Quindi, insomma, a meno di un cambio di rotta, che a questo punto non so da cosa potrebbe derivare, la situazione è tutt'altro che in discesa, direi. Ma non vogliamo fare allarmismo, Massimo, quindi raccomandiamo solo la prudenza, certo, solita. Certo, perfetto, grazie. Grazie ancora Marina Moretti, come sempre dettagliato e puntuale il suo contributo.